Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione targata AAJ TV ed apriamo subito questa sera con l'incendio boschivo che si è sviluppato nella giornata di ieri, un incendio di vaste proporzioni che ha interessato l'area montana del comune di Alessandria del Carretto in località Timpa del Corice, quasi ai confini con il comune di Albidona. Sul posto sono intervenuti due canadir della protezione civile ed un elicottero antincendio del Corpo Forestale dello Stato. Le operazioni dei mezzi aerei sono state coordinate da terra attraverso disposizioni del Comando Territoriale di Rotonda, dirette dal vicequestore Alberti. L'incendio di Alessandria del Carretto è il secondo dopo quello che ha interessato Cerchiara di Calabria durante la scorsa settimana, ad essersi sviluppato nell'Alto Ionio Cosentino in questo inizio di primavera, in un periodo dove tra l'altro risultano ancora non operative le squadre antincendio di terra. E nel vendere alcol ai 14 anni si rischia la chiusura del locale. Per i commercianti senza scrupoli che pur di fare cassa continuano a vendere alcol ai ragazzi di 14 anni, adesso rischieranno la sospensione dell'esercizio. La novità giunge a seguito della lettera della sentenza numero 11.214 da parte della quinta sezione penale della Suprema Corte. I giudici sottolineano infatti che oltre alla multa può arrivare anche la condanna di reclusione per un anno. Il gestore che infrange la legge deve essere condannato ad una pena accessoria della chiusura per un determinato di tempo a seconda della gravità del reato, e la condanna accessoria, sottolinea la Cassazione, scatta anche nei casi meno gravi. E la Regione Calabria, secondo la riprogrammazione del ministro Barca, dei fondi non attualmente impegnati perderà 200 milioni di euro. Questo è quanto ha dichiarato il parlamentare del PD Franco Laratta durante un incontro tenutosi oggi a Cosenza con un gruppo di imprenditori locali. Trovo scandaloso che la Regione, aggiunge Laratta basandosi sugli ultimi monitoraggi della spesa POR 2007-2013, invece di concentrarsi a spendere le ultime risorse destinate all'Europa per la nostra regione, continua a fare proclami inutili di buon governo che risultano anni luce distanti dai bollettini e dalle associazioni sindacali. La categoria è degli stessi, sia di categoria che degli stessi organi europei. E passiamo invece adesso ad una notizia che riguarda la sanità, che in quest'ultimo periodo sta facendo parlare davvero molto, a partire appunto dalla decisione del governatore Scopelliti che prevede la riconversione di molti ospedali del nostro comprensorio, e la delibera di sospensione dei ricoveri presso l'ospedale Chidichimo di Trebisacce costituisce un vero e proprio colpo di mano contro la popolazione di Trebisacce, ma anche di tutto l'intero Alto Ionio, rispetto alla quale esprimiamo una vibrata protesta. Questo è quanto riporta su una missiva indirizzata al direttore generale dell'ASP di Cosenza, dottor Antonio Scalzo, da parte del consigliere provinciale Franco Mundo. Essa sancisce così definitivamente la chiusura dell'ospedale, continua Mundo, ponendosi peraltro in netto contrasto con gli orientamenti espressi formalmente dal direttore del Dipartimento della Salute della Regione, in quanto aveva chiesto espressamente di derogare la data del 31 marzo per quanto riguarda la chiusura dell'ospedale. E passiamo adesso a Cassano. Solidarietà e vicinanza ai lavoratori della Ristor, costretti da dicembre a non ricevere più lo stipendio. Con queste parole il candidato a sindaco per Cassano allo Ionio, per il centro di sinistra unito, Giovanni Papasso, si schiera accanto ai lavoratori della Ristor SRL, la società che gestisce in appalto le mense scolastiche di Cassano, in stato di agitazione ormai da sabato, poiché senza
senza stipendio e quindi senza fonte di reddito ormai da oltre 3 mesi. E nel contempo mi appello al comune di Cassano allo Ionio, al sindaco facenti funzioni Mimmo Lione, continua Papasso in una nota stampa, per sostituirsi all'azienda Morosa, visto il servizio essenziale che questi svolgono presso le scuole di Cassano, e ad anticipare così loro le retribuzioni mai ricevute. Appuntamento alle urne per il 6 e il 7 maggio per 84 comuni in Calabria, con turni di eventuale ballottaggio previsti per il 20 ed il 21 maggio per i 5 comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti. In Calabria i comuni al voto sono 84 su un totale di 409 comuni calabresi, quindi pari al 20,5%. I comuni superiori ai 15.000 abitanti invece sono 5 su 84. Ricordiamo che domani a mezzogiorno scadono anche i termini per la presentazione delle liste per coloro che hanno deciso di scendere in campo. Inoltre, chi avesse smarrito la propria tessera elettorale si può recare personalmente nel comune di residenza per avere una copia del documento ed adempiere così il proprio diritto al voto. Il comune di Trebisaccio inoltre rende noto attraverso l'albo pretorio di un servizio a domicilio per l'esercizio al voto per gli elettori affetti da infermità, impossibilitati quindi nell'allontanamento della propria abitazione. Gli elettori devono far pervenire al sindaco del comune una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere comunque il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo preciso, questo entro e non oltre il 16 aprile del 2012. E il Partito Popolare Sicurezza e Difesa Calabrese non presenterà alcuna lista a sostegno della candidatura a sindaco di Castrovillari per l'avvocato Mario Rosa. Questo è quanto emerge da una nota a firma dell'avvocato Filomena Falsetta, fondatrice nazionale e segretario del Partito Popolare Sicurezza e Difesa. Significherebbe andare contro ogni logica nazionale, spiega l'avvocato Falsetta, ricordando che la linea nazionale impartita a Milano dal presidente del Partito Popolare Sicurezza e Difesa vede possibili alleanze con le varie forze politiche all'infuori del PDL e dei vari movimenti di estrema destra. E sabato 31 marzo si è tenuto ad Oriolo l'incontro indetto dal gruppo consiliare di minoranza per il bilancio sull'opera dell'attuale amministrazione comunale. Vediamo il servizio. Come risposta al precedente incontro, dove il primo cittadino di Oriolo, l'avvocato Francesco Colotta, aveva indetto con la cittadinanza al fine di illustrare le attività svolte durante i 2 anni del suo mandato, sabato scorso il gruppo consiliare di minoranza, rappresentati dalla dottoressa Simona Colotta, segretario della locale sezione PD, ha promosso la conferenza stampa dal titolo «Il tempo dei bilanci, cosa è stato fatto e cosa bisognerebbe fare». Sulle principali distinzioni con l'amministrazione comunale abbiamo raggiunto la dottoressa Colotta. Allora, il distinguo è netto, nel senso che la maggioranza ha una visione ideologica ancorata a un modello politico che ormai è desueto per quello che sono le esigenze territoriali e temporali che ci sono adesso. Hanno una visione votata al finanziamento pubblico, votata al servizio, poco propensa all'iniziativa privata e a favorire l'iniziativa privata. Mentre noi pensiamo che si debba lavorare soprattutto sulla crescita, pensiamo che si debba lavorare a rivalorizzare il nostro territorio e ripartire così con un'economia che Oriolo tanti anni fa aveva e che purtroppo ormai ha perso. Ecco, il distinguo è netto in questo, in visioni politiche completamente diverse, in modelli amministrativi e politici molto diversi che non possono in nessun modo trovare delle comunioni di pensiero. Vi ricordo che dopo il nostro TG andrà in onda l'integrale dell'incontro tenutosi ad Oriolo, di cui abbiamo visto poc'anzi il servizio. E in occasione della prossima Santa Pasqua, ieri è stato celebrato il precetto pasquale per il personale della Polizia Provinciale. Il rito è stato officiato da Don Enzo Gabrieli si è svolto a Cosenza nella chiesa della Beata Suorena Elena Aiello, la suora che, come ricordiamo, è stata beatificata il 14 settembre 2012. Presenti alla Santa Messa il comandante del corpo Giuseppe Colaiacovo, gli agenti e i loro familiari.
familiari. Durante l'omelia il parroco ha ringraziato gli agenti della polizia provinciale che con il loro sacrificio quotidiano si impegnano a garantire la sicurezza della collettività. L'evento ha costituito un concreto momento di unità tra tutti gli appartenenti alla polizia provinciale, dediti con il loro operato quotidiano a garantire la nostra legalità. All'iniziativa Piccole guide sulla pista dell'Appennino, percorsi educativi e di ricerca alla scoperta della biodiversità e degli equilibri naturali. Questo è il progetto promosso dal Parco Nazionale dell'Appennino Lucano con il Pollino e Sila, dove si svolgeranno le attività di educazione ambientale per ben 600 studenti lucani e calabresi, entrambi coinvolti all'iniziativa che si svolge nell'area protetta del Pollino, che mira così a valorizzare i concetti di tutela ambientale e di rispetto per la natura. E sabato nell'auditorio di Morano Calabro si è tenuta la cerimonia di consegna dei premi per quanto riguarda il challenge Silvio Molinaro, la cronoscalata automobilistica intitolata al figlio sedicenne scomparso in un tragico incidente stradale di Eugenio Molinaro, pilota e presidente della scuderia Tebe Racing di Luzzi. La vittoria del challenge è andata al luzzese Daniele Longo, aggiudicandosela alla guida di una Renault 5 GT Turbo. Altri premi e riconoscimenti sono andati ai primi della classifica assoluta maschile, alla pisana Valeria Pulvirenti, prima nella classifica femminile, al Sila Racing Team di Spezzano Sila, leader tra le scuderie, ad Alex Greco di Castrovillari per il primo posto tra gli under 25, al barese Giovanni Ardito, primo tra i preparatori. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato sia il sindaco di Morano, Franco Di Leone, e l'assessore comunale allo sport Dino Gagliardi. E come al solito chiudiamo con il meteo. Correnti umide insistono dal versante tirrenico portando una variabilità ma senza fenomeni. Sul resto della nostra regione nubi sparse con addensamenti maggiori sull'Appennino Calabro, temperature stabili, venti moderati da est sud-est con mari mossi o localmente mossi. E questo era tutto anche per questa sera, io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.